Il comune, tanto per cominciare, ha già stabilito che questa storia non gli sta bene. I calcoli sono fatti su basi completamente sbagliate. A me dispiace che nei 49 anni in cui la sinistra è stata, ha fatto anche i regolamenti quando l'acqua doveva restare pubblica, ma è diventata, diciamo, pubblico-privata, i calcoli di questa roba sono sbagliati. Le faccio un esempio solo: lei a casa paga tutta l'acqua che viene dispersa dalle tubature che non sono comunque fatte in maniera corretta. Quelle tubature non vengono riparate perché il parametro che si è dato di scelta per l'aumento prevede che lei pagherà l'energia elettrica che è servita per succhiare quell'acqua, metterla nelle tubature e dopodiché, anche se non arriva in casa sua, l'acqua che si disperde la pagano tutti. E le sembra un modo normale di ragionare? Cioè, a me sembra che in questa maniera è chiaro che l'azienda pubblica che gestisce in questo caso l'acqua non abbia nessun interesse a mettere a posto le perdite dell'acqua, se non che un interesse morale, perché tanto sarà lei a pagare l'acqua che si disperde e i soldi che si spendono per pagare l'energia elettrica per tirare sull'acqua. Questo è solo uno dei motivi che le fa già capire che il calcolo è sbagliato. Ora, la regione sicuramente ha potere su questa cosa e, per quanto mi riguarda, siccome oggi noi facciamo parte della coalizione di maggioranza, quando noi arrivassimo in regione vogliamo guardare questa storia, perché secondo me l'errore è stato non cambiare immediatamente i parametri che erano stati stabiliti anni fa, forse anche in buona fede, ma che non sono più oggi a favore del cittadino, ma sono a favore di chi gestisce l'acqua pubblica e che comunque non gliene può fregare meno di quanto spende. Tutte aziende che finiscono sempre in attivo. E quindi questa storia va vista. Cosa può fare il comune? Quello che sto facendo io. Perché alla fine, scusi, facciamo politica non per cambiare aria, facciamo politica per dire e per portare avanti le istanze dei cittadini. E le istanze dei cittadini sono estremamente chiare. Non possono essere vessati con aumenti dell'acqua fino al 20%. Mi sembra normale questa cosa. E allora, basta. Manca a dire che l'acqua la facciamo noi. Ci manda il Dio, ma di stiamo a parlare.